Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Abbiamo iniziato questa quinta settimana di Quaresima con l'ascolto dello splendido brano della risurrezione di Lazzaro dal Vangelo secondo Giovanni. Credo che tutti quanti noi siamo ritornati su quel brano. Ci ha colpito la commozione e il pianto di Cristo e la verità della proclamazione di una fede che è quella di Marta, quella di Maria, che davanti al Signore riconosce che solo da Lui può venire la risurrezione e la vita. E arricchiti da questo brano del Vangelo che ci dona speranza, iniziamo la preghiera di questa mattina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il salmo della messa di oggi è il salmo 22. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghissimi anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio ritornare ancora sul discorso di Papa Francesco durante il momento straordinario che ci ha donato venerdì sera, 27 marzo. Davanti a una piazza San Pietro, apparentemente vuota, ma in verità piena di tutti i volti e di tutti i cuori dei cristiani e degli uomini di buona volontà che dal Papa hanno raccolto un invito alla speranza, Papa Francesco, tra l'altro, ha detto: perché avete paura? Non avete ancora fede? E qui ha citato le parole di Gesù del brano della tempesta sedata nel Vangelo secondo Marco al capitolo 4. Signore, ci rivolgi un appello alla fede, che non è tanto credere che tu esista, ma venire a te e fidarsi di te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: convertitevi, ritornate a me con tutto il cuore. Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio. Il tempo di scegliere ciò che conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri. In questo passaggio del suo discorso il Papa ci interpella perché dice che questo non è il tempo del giudizio di Dio. Possiamo dire che Dio, se ci volesse giudicare, ci potrebbe giudicare ogni giorno, ma egli unisce il suo giudizio sempre alla misericordia e ci dà sempre nuove opportunità di sequela e di conversione. Non è il tempo del tuo giudizio, Signore, ma del nostro giudizio. È il tempo, cioè, in cui imparare a scegliere. La scelta, il discernimento. Quante volte Papa Francesco è ritornato su questo stile di vita, questo
questo modo di stare al mondo. Non si può stare al mondo semplicemente lasciandosi vivere o lasciando che siano gli altri a scegliere per noi. Prima o poi ci pentiremo delle scelte non fatte o ci renderemo conto che gli altri hanno scelto per noi forse non ciò che è meglio, ma ciò che può dare ragione ad un sistema effimero, un sistema fatto di egoismi. Scegliere, il tempo di scegliere. E le scelte riguardano qualcosa che rimane nel tempo, ciò che conta e ciò che passa, e ciò riguarda anche ciò che abbiamo attorno a noi, lo spazio. Non solo lo spazio di casa nostra, intendiamoci, lo spazio delle nostre città, lo spazio delle relazioni che si vivono a livello sociale, politico, internazionale. Il tempo di sciogliere qualcosa che riguarda, qualcosa che riguarda il tempo e lo spazio, ciò che conta e ciò che passa. Forse in questi giorni ci stiamo rendendo conto che le cose che contano sono quelle sulle quali ritorniamo, le altre ci mancano. Ci mancano forse e dopo qualche giorno ci rendiamo conto che non sono poi tanto necessarie. Ciò che conta, ad esempio, è la fede, la nostra capacità di dialogare con il Signore e prima ancora di ascoltare la sua parola. Ciò che conta sono le relazioni con gli altri. Ciò che conta è il tempo dato a cose essenziali, penso ai ragazzi, uno studio e un divertimento che magari è molto semplice, oserei dire povero, ma nel quale c'è tanta voglia di incontrarsi con gli altri, c'è lo stare in famiglia. Separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. E davanti alla necessità si trovano oggi tante persone. La necessità che viene da una certa precarietà economica, perché molti lavori si sono fermati, le buste paga arriveranno con meno soldi dentro e molte persone addirittura hanno perso il lavoro. E qualcuno potrebbe dire: a me non manca il necessario, ma ciò che conta sono anche le relazioni sociali in una città. Quando comincia a diventare povera una grande fetta di popolazione in una città, in una nazione, ne risentono tutti quanti. Quando non ci prendiamo più cura delle persone più deboli, degli anelli deboli di questa catena, prima o poi è tutta la catena che ad un certo punto, ecco, non tiene più. È necessario, oggi più che mai, pensare agli altri, pensare con senso di responsabilità agli altri. È tempo di scelta, tempo di scegliere ciò che conta e che cosa passa, e di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. E continua il Papa: è il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri. La nostra vita è una navigazione, come quella degli apostoli che stavano sulla barca con il Signore. Ci prende la tempesta, ma Lui la seda, la calma. Si tratta di continuare, ma di continuare con la fiducia che il Signore è sulla barca con noi, che il Signore ci insegna a stare sulla barca con gli altri in una maniera diversa, pensando a ciò che conta e pensando a ciò che è necessario. Voglio consegnarvi un concetto che ben si sposa con questo passaggio del discorso del Papa. Un concetto che negli ultimi 20 anni è stato tante volte ripetuto per dare coraggio alle persone e per invitarle a vedere che
dentro di esse hanno una grande capacità di resistere agli impatti della vita. È il concetto di resilienza. Dal dizionario Treccani è questa la definizione. In psicologia è la capacità di reagire a traumi e difficoltà, recuperando l'equilibrio psicologico attraverso la mobilitazione delle risorse interiori e la riorganizzazione in chiave positiva della struttura della personalità. È stato circa 20 anni fa un neuropsichiatra francese a desumere questo concetto dall'ambito delle scienze ingegneristiche e a trasferirlo nell'ambito delle scienze umane. Resilienza, la capacità di resistere ai traumi, di resistere ai terremoti, come un edificio che ha una buona tenuta, la capacità di ricostruire lì dove ci sono state delle macerie. E questo è possibile, afferma questo neuropsichiatra francese, perché si è instaurata una positiva relazione fin da piccoli tra madre e figlio, che aiuta il bambino e poi l'adulto a sviluppare risorse interiori. Vedete, ritornano le relazioni che danno energia grandissima all'uomo, gli danno la capacità di resistere a tutti i traumi della vita, anche ad un trauma come quello della pandemia. E noi ci aggiungiamo che questa positiva relazione non è solo tra madre e figlio, è la positiva relazione che ogni credente ha con il suo Dio, che è padre e che ha la tenerezza di una madre. Cari fratelli e sorelle, ci accompagni nella giornata di oggi la preghiera del Salmo 22, il Signore è il mio pastore, nella quale c'è tanta resilienza, possiamo dire, anche se dovessi camminare in valle oscura. Ci accompagni questo concetto del Papa, anzi questo invito a vivere questo tempo come un tempo di scelta, il tempo di scegliere ciò che conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. Se oggi facessimo un esercizio nel quale su due colonne metteremmo ciò che conta e poi ciò che passa e cominciassimo ad annotare quelle che sono le esperienze di questi giorni e poi altre due colonne, ciò che è necessario e ciò che non lo è, forse faremmo delle scoperte oggi e nei giorni prossimi, fin quando durerà questa necessaria ristrettezza negli ambiti della nostra vita domestica. Forse faremmo la scoperta che tante cose non ci servivano e che tante cose non contavano. Cerchiamo di lasciare dopo questo tempo solo ciò che vale e cominciamo a sceglierlo. La nostra vita sarà diversa. La nostra vita saprà guardare al cielo, saprà guardare ai fratelli in modo diverso, ma saprà soprattutto agire come il Signore ci chiede, con gli occhi aperti, gli occhi di chi sa scegliere, di chi ha una visione della vita. E ci affidiamo tutti quanti alla Vergine di Riparta, mettendo sotto il suo sguardo soprattutto gli ammalati di coronavirus. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa, a comune conforto di noi tuoi figli.
Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Rifalta, prega per noi. Maria Santissima Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Clemente, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.